way. Oh, and that's a big collision there. Che emozione, che giornata quella di ieri qui a Red Bull Ring. È stato un sabato eccezionale, nonostante io abbia voluto un po' complicarla in qualifica. Siamo riusciti a risalire bene in gara, abbiamo rimontato e abbiamo fatto tantissimi punti in confronto ai miei rivali. Ora ho 70 punti di vantaggio nella classifica dell'italiano e sono veramente tanti se pensiamo che fino a Spa ero ancora indietro in classifica. Stiamo veramente migliorando tanto, weekend dopo weekend, gara dopo gara. Stiamo diventando efficaci in quasi tutte le aree del setup e in tutte le sessioni, e la classifica d'oggi lo dimostra. Oggi ho veramente la possibilità di dare la mazzata al campionato. Ci sono altri 50 punti in palio. 50 punti che metterebbero una seria ipoteca sul titolo. Siamo di nuovo in qualifica anche questa mattina. Nel Q2 avremo solo due pneumatici nuovi all'anteriore, mentre avremo due usati al posteriore, il che non è male, è una cosa che mi piace molto. Le temperature sono molto gelide, quindi toccherà comunque scaldare con calma, prendersi qualche giro e sfruttare il meglio della gomma al terzo o quarto passaggio. Ma la mia strategia è molto chiara. Come ieri voglio andare dietro un gruppo di piloti francesi, ma in particolare voglio provare a seguire Puget. È un pilota molto corretto che stimo molto, mai sopra le righe e sempre molto sulle sue. Lui riesce a fare anche ottimi tempi da solo, quindi non devo assolutamente perdergli la coda, tenerlo come riferimento e questa volta stare nelle prime due o tre file. Ok, stiamo già tirando, siamo su ottimi settori, ma guardate che traffico, assurdo, assurdo. Sembra di stare in tangenziale, ma peggio ancora la gente non si leva e quindi è un problema. Intanto Milkovic si è messo a fermare Puget, guardatelo maledetto. Io non le capisco queste cose, non le capisco. Invece di collaborare si fa battaglia come in gara e non si usa la testa per niente. Guarda, è veramente fastidiosa questa cosa. Non è possibile. Due giri buttate le ortiche perché c'è gente che non si leva. Va a passo d'uomo con le quattro frecce accese, comunque sta in traiettoria. Mi girano le scatole. Vale, terzo giro buttato perché Polderman, che è in curva 3, ha deciso di farsi i cavoli suoi. Non devo perdere la testa. Il tempo sta scorrendo. Finalmente ho ritrovato Puget. Ha aspettato anche lui molto bene. Questo è il giro decisivo, non possiamo sbagliare. Ora o mai più. Buono l'approccio di curva 1, buona l'uscita. Ora sfrutto tutta la scena alla salita. Non sono ancora completamente attaccato, ma da questa distanza la sento tutta la scia. Curva 3, mi sembra di averla fatta bene, ma guardate in uscita quanto mi ha dato Puget. Ma non devo mollare, ottima curva 4. Frata al limite, ma ho rosicchiato qualcosa. Curva 5 e 6, fondamentale qui sfruttare tutta la pista, fino alla ghiaia. Curva 7 l'ho fatta a cannone, dai che sono velocissimo. Dai che sto sfruttando tutta, oh, guardate Puget come gli è partita dietro. Dai che gli ho rosicchiato. Buona l'uscita! Sono dopo sullo scalino, sul cordolo. Ma questo è un buon tempo! 48 e 9. Mamma mia, che tempo! Mancano ancora 6 minuti, è una mossa rischiosa, ma mi rifermo ancora una volta, voglio cercare di risparmiare più come possibile per la gara. Rischio, ma questo è stato veramente un giro allucinante. La sessione sta andando avanti, i miei avversari stanno girando, ma non c'è niente da fare. E pole position, 1:48.9. Puget è quasi arrivato, dopo qualche giro ha risposto, ha fatto 48.9.80, ma non ha abbassato il mio tempo ed è pole position ed è, pensate, il record ufficiale della pista. Cioè, che bello è, ragazzi, pole position e record della pista. E volete sapere di più? Il record sarà ancora mio per tanto tempo.
almeno per 2 anni, perché l'anno prossimo qui la Clio non ci tornerà. E quindi che figata è avere il mio nome stampato là, in quella tabella. Che gioia! Sapevo di poter essere competitivo, ma così mai, di poter fare una pole e di abbassare di oltre 2 decimi il record della pista, è stata una roba eccezionale, fantastica. Puget condividerà la prima fila con me, mentre gli italiani sono tutti abbastanza indietro, tranne il mio compagno Giacomo Trebbi, che ha fatto segnare il 5º tempo assoluto, quindi ottimo per lui. E è una gioia incontenibile, incontenibile. Dopo questi 10-15 minuti di follia e di incredulità di quello che è successo, torniamo sotto la tenda, mettiamoci comodi e cerchiamo di non pensare a quello che verrà. Siamo qua con il Pullman, no, a parte gli scherzi, sono ancora in fermento. Ho fatto la pole position in questa Q2 e il record della pista, quindi è bello. Diciamo che almeno per un anno io detengo il record del circuito per la Clio Cup. È incredibile. Noi come sempre puntiamo l'italiano, però essere lì davanti, sai, ci fa un pensierino. Cerchiamo di collaborare con quei 2 o 3 davanti, di andare via in una gara pulita, senza traffico, e perché no? Proviamo a giocarci anche il podio assoluto, vediamo. La tensione è tanta, ragazzi. La tensione è tutto, è tutto. Sono veramente pietrificato. È una bellissima emozione, dovrei essere contento e fiero anche delle mie capacità, della mia velocità. Ma essere lì davanti è sempre paura di non essere all'altezza, e per questo ringrazio un po' tutte le persone che mi stanno vicino e mi fanno sentire un po' più a mio agio. Nel frattempo, dopo aver mangiato qualcosa per distrarci, siamo andati nel museo della pista. Un concentrato di bellezza e di pulizia incredibile. Sono rimasto veramente scioccato da tutto questo ben di Dio, dalla pulizia austriaca e un po' da tutto quello che si respira qui. Chi non è stato qui non lo sa, ma fuori dal circuito, proprio qui, non vedi tutto questo entusiasmo, tutta questa vita mondana. Invece arrivi qua e noti tutto questo splendore, tantissimi appassionati, e sono veramente contento di poterlo vedere con i miei occhi. Dalle Red Bull Formula 1 alle KTM MotoGP, ai tanti piloti dei caschi sia austriaci sia di chi ha guidato la Toro Rosso o la Red Bull, e dal tunnel sotterraneo che porta al museo, dove ci sono delle gigantografie enormi di piloti di Formula 1 e MotoGP che hanno fatto la storia di questo sport. Io vorrei far notare una cosa. Pole position, pole position, pole position. Sì, lo so, vi ho riempito di tante parole, di tante immagini. Tutto molto bello, interessante. Però il tempo della gara sta arrivando. Il punto critico, il momento decisivo è alle porte. Ora non si scherza più. Luca Franca in pole position e dietro 42 pazzi scatenati in cerca di sorpassarlo. E oggi lo sento molto di più, perché ho sia la possibilità di vincere una gara dell'Europeo, ma anche di chiudere quasi definitivamente i giochi per il titolo italiano. Sarà una gara durissima anche per le temperature odierne. Ma io oggi voglio vincere. Oggi voglio dimostrare realmente chi sono. Eccoci, finalmente siamo giunti alla resa dei conti. Un po' di strizzo c'è, devo dire. Anche mista concentrazione ci sta. Partire davanti a tutti è una bella cosa, ma allo stesso tempo dà un carico di stress abbastanza alto. Però vediamo di fare la nostra gara e siamo comunque tutti dietro, quindi dovranno impegnarsi e dare il massimo, perché sicuramente vendrò cara la pelle. Siamo ragazzi, l'ora tanto attesa è arrivata. Non potete immaginare che tensione, che magone che ho addosso. Sono in una posizione privilegiata, è vero. So di andare forte perché comunque ho fatto record della pista, questo non lo nascondo. Però quando parti lì davanti è tutto un altro effetto. Hai quel gruppo di piloti, di combattenti, ed è veramente tosta averli tutti dietro, vederli tutti dello specchietto retrovisore. La strategia è chiara, ho parlato con Puget prima della gara, sicuramente cercheremo di non darci fastidio almeno nei primi giri e poi magari giocarcela alla fine. Gli avversari di punta come Torelli e Giurado sono piuttosto indietro, hanno avuto delle difficoltà in qualifica e ognuno a suo modo deve sfruttare questa occasione. Puget si sta giocando il campionato europeo e il francese, io da parte mia ho il campionato italiano ancora in ballo, Pekka in terza posizione, anche lui sta giocando il Mid Europe, quindi ognuno ha i suoi obiettivi. Dobbiamo cercare di non darci fastidio all'inizio, di creare quel piccolo gap che ci permetta di fare una battaglia, di tenere un passo e completa autonomia, e poi da metà gara in poi vedere chi avrà il guizzo migliore e potrà vincere la gara. Ci siamo, stiamo per partire, e la tensione ha lasciato il posto alla concentrazione. So che oggi è un'occasione ghiotta per chiudere quasi definitivamente la lotta al titolo italiano, però mi conosco, voglio di più, voglio vincere questa gara anche nell'assoluto, e vediamo un po' come andranno queste prime tornate e poi vedremo da farsi. Renault Clio Mark 5 will launch off the line now. We go racing.
Buono scatto, vado subito a chiudere Pugello. Come stamattina, ho visto che ha tanto spunto in più, specialmente nelle marce medio-basse, e mi ha folgorato. Ora gli faccio senno, spingi più che puoi, crea un gap, vai avanti e io ti sto a ruota. Bene, dai, ottimo questo primo giro. Abbiamo già un secondo di distacco dal terzo in classifica, che non è prende male. E riesco a stare bene nella coda di David, anzi ho visto che in qualifica, soprattutto nei primi giri, io ho una maggior confidenza, riesco più a portare la macchina limite in facilità, ma ora l'obiettivo è cercare di prendere più gap possibile. Io sto sfruttando più scelte possibile della macchina del francese, perché è fondamentale nel rettilineo, ma oggi più di ieri bisogna stare particolarmente attenti perché le temperature sono elevatissime. In questo pomeriggio, appena sta dietro un'altra macchina, si sfiorano i 100 gradi d'acqua e la temperatura dell'aria va vertiginosamente oltre i 50 gradi, quindi bisogna fare veramente, veramente attenzione. Ci sono dei punti della pista ovviamente dove sono più a mio favore e altri punti della pista dove il francese guadagna di più. Come vedete faccio benissimo curva 1, esco veramente forte ma non riesco neanche a tenere la scia. E questa cosa non l'ho capita sinceramente, ci ho guardato tutto il weekend ma non sono stato in grado di capire. I parametri del motore sembrano a posto, però Bouget inevitabilmente scappa via. Staccata di curva 3, sono fortissimo, ma guardate l'uscita. L'uscita è imbarazzante, sembra di avere 20-30 cavalli di differenza. Pensate, da curva 3 a curva 4 mi becco mediamente dai 2 decimi ai 2 decimi e mezzo ed è una differenza imbarazzante in quell'uscita. Andiamo dentro nella seconda parte, faccio a cannone curva 7 e risucchio tutta la scia. Curva 9, guardate quanta poca strada riesco a fare rispetto a lui. Curva 10, sua volta l'ho fatta fortissimo, a cannone. Mi manca sempre più qualcosa, guardate a ruote dritte quanto mi guadagna. Appena raddrizziamo un attimo lo sterzo, la sua macchina vola, è un fulmine. Di nuovo fotocopia del giro prima, a cannone curva 1 e andiamo su in salita verso curva 3. Faccio respirare la macchina, tiro la staccata e mi faccio sotto. Dai che devo uscire forte, dai che devo uscire... I piani erano uscire forte, ma anche questa volta mi sembrava di aver fatto la curva in modo migliore. Ho cercato di addrizzare subito lo sterzo, ma la macchina bianca numero 15 scappa via. Ma io non mollo, non mollo, non gli do tregua. Tutti i giri stiamo abbassando, siamo alla soglia del 51.0. È vero, i tempi sono molto alti rispetto a questa mattina, ma stiamo provando delle temperature mai provate in questo weekend ed è una gara tosta, tosta. E dietro di me intanto vedo sia Pekar che Milkovic a ruota, non stanno assolutamente mollando. Si è creato questo quartetto, ognuno con i suoi obiettivi. Chi per la Challenger come Milkovic della Mid Europe, come Pekar, Mid Europe assoluto, io per l'italiano e Pugier per il francese europeo. Quindi è tosta, è tosta. Guardate sul sito della curva 3, guardate, fermo immagine. Cioè, guardate che differenza, io non so cosa fare. Ho provato un giro in prima marcia a girare stretto, un giro in prima marcia a impostarla più largo, spigolarla di più, far meno strada, farla di seconda sotto coppia,
non c'è stato verso. La macchina di Puget è devastante in quell'uscita. Ultimo settore, di nuovo qua, Puget, Remo un po' di più. È proprio sulla graticola, io faccio fortissimo, curva 9-10 e gli andiamo di nuovo sotto. Faccio un pochino respirare la macchina qua, le temperature sono vicinissime alla soglia di protezione, devo stare molto attento. Usare sì il piede destro, ma anche tanto la testa. sto giro 59, sono incollato, sono nel baule del francese. Di nuovo sto curva 3, di nuovo. Comunque vedete, faccio anche tanto fatica ad andare su in salita, perché a un certo punto esco sì dalla scia, ma la macchina del francese si distanzia da me. E la mia macchina, ho come l'impressione che quando mi affianco sto per sorpassare, gli manca quello spunto, quella forza in termini di cavalleria, e non sappiamo veramente spiegarsi il perché. Abbiamo controllato ieri dopo gara 1 i parametri della telemetria e tutto risulta in ordine, e non so ancora tutt'oggi spiegarsi il perché di questa defiance nel rettilineo. Tutti i giri, fotocopia o quasi. 51,2, 51,1, 51,0, 59, 59, 58. Stiamo dando tutto, tutto quello che è possibile. Sicuramente io sto traendo il vantaggio di avere Puget davanti a me, ma non ne ho. Appena mi stacco un attimo, appena esco dalla scia, sembra che proprio mi manca forza. Il mio obiettivo è vincere la gara dell'italiano, però quando hai la vittoria assoluta lì a portata ti viene fame. Guardate Puget, che uscita da curva 7. Anche lui è veramente al limite. Sfrutta tutta la pista e oltre. Largo qua, è largo, stiamo remando. Mi sembra in certi punti di riuscire a fare meno strada, di essere più efficace di lui, però sto faticando. Io vedo che sto abbassando tanto i miei tempi, ma lui sa che giro dopo giro mi sta guadagnando qualche centimetro. La mia impressione non era sbagliata. E io non è che ho letto tanto, perché sono sempre su 59. Puget ha accelerato leggermente e sto facendo veramente fatica. Comincio ad avere un po' di sotto, o meglio, ho il posteriore che comincia ad incollarsi tanto. L'avevo visto nel pre-griglia che avevamo un assetto leggermente diverso sul posteriore e purtroppo sto faticando. Ero molto efficace per i miei giri e mano a mano che si stanno scaldando, sto andando sulle temperature e le pressioni, sto facendo veramente, veramente fatica. Opeka ha attaccato il mio posteriore, gli faccio cenno di non passare, almeno non qui, perché è un punto veramente critico, curva 1, e rischiamo di perdere davvero tanto, tantissimo tempo. Fortunatamente sono uscito bene da curva 1, almeno questo, però Thomas ha veramente attaccato nei miei paraurti e se proprio non ci saranno le condizioni per tenerlo dietro, vedrò di farlo passare. Non posso rischiare di buttare via una vittoria nel campionato italiano, è assolutamente un podio assoluto. Guardate nella staccata di salita quanto recupero su Puget e magicamente in uscita di curva scappa via. Guardando il mio delta sono sotto ancora 3 decimi rispetto ai miei tempi, non sto mollando affatto, sto dando tutto, il 110% e anche di più, ma il ritmo è davvero forsennato, sto dando tutti i davanti meno che possiamo, stiamo abbassando i tempi ogni singolo giro, non so quanto manca alla fine, ma sono veramente, veramente al limite.
Altro 58, altro 58 e respira. 58 e respira. Becca la lentina di metodo da me. Safety car, safety car. Safety car. Buona o brutta questa cosa? Diciamo che noi tre eravamo veramente andati via, avevamo un gap enorme su Mikovic, che a sua volta aveva 5-6 secondi dal gruppo dietro. Tra l'altro faccio complimenti a Giurado, che è in quinta posizione, assurdo, assurdo, e Torelli, anche lui, in settima posizione, hanno fatto veramente la rimonta della vita. E dietro c'è successo il finimondo, con addirittura 3 piloti dell'italiano coinvolti, il mio compagno Giacomo Trebbi, Ciccio Savoia e Cristian Ricciarini. Wow, veramente un botto devastante, devastante anche per la classifica, appunto, dell'italiano. Lancelotti anche gli è rimasto coinvolto, ha dovuto evitare l'incidente, è andato in ghiaia, ha perso tantissime posizioni. Diciamo, non ci voleva questa neutralizzazione, ora avremmo giurato di tornare non troppo lontani, che sono due clienti molto scomodi, e speriamo di fare una buona ripartenza. Devo stare più sveglio di ieri, stare attaccato al mio avversario e, insomma, mancheranno, penso, 1-2 giri al massimo. Devo dare tutto, tutto. Sono vicino, si riparte, ma è bandiera a scacchi, P2, wow. Che soddisfazione, ci è mancato poco, però non avevo provato le Puget, anzi, se devo essere onesto, da metà gara in poi non andavo male perché stavo migliorando, ma gli altri stavano scendendo più rapidamente dei tempi. Io mi ero un po' fossilizzato, non stavo peggiorando, ma non stavo neanche migliorando. E bravi i miei avversari, bravi, complimenti. Prendiamoci questo podio, questa vittoria dell'italiano ancora. Sicuramente dobbiamo ancora migliorare in qualche area per poter vincere la gara assoluta, ma ora è solo il momento di godersi il podio. Towards the back of the grid, though, a few drivers we expected to be up at the front, not finishing. Guillaume Meyer, Cristian Ricciarini, Francesco Savoia, just some of the drivers who struggled in that race. Gabriele Torelli as well, he was eventually classified 14th according to the timing screen with his penalty. For the winning driver now, David Puget, cup manager here, on duty on the podium. Vuol dire che siamo andati forte se abbiamo queste qui. Sono le altre due vittorie che abbiamo fatto questo weekend qui a Red Bull, che si aggiungono a quella di Spa e le due di Misano, e fanno 5 vittorie consecutive. Dopo oggi, non con certezza, ma posso dire che abbiamo il campionato italiano in pugno, perché già dopo di ieri avevamo 70 punti di vantaggio, più di una gara, e oggi abbiamo dato un'altra bella mazzata agli avversari. Non male, non è facile vincerli, però. Nemmeno attaccarli. Mattia ha detto che lo vuol pieno, anche la terza fila, quindi tocca vincere anche due. Con Riccardo. Oh, una bolla. No, perché la bolla? Dai, dopo si toglie. La bolla nel mezzo. Allora? Soddisfatto? Ora, contento, caldo. Sudore, basta. Ce l'abbiamo fatta. O meglio, ce l'abbiamo fatta per il campionato italiano. Non abbiamo vinto, ma abbiamo più di 90 punti di vantaggio, ed è sicuramente un vantaggio molto comfort in vista degli ultimi due weekend. Abbiamo ipotecato la classifica racer italiana e abbiamo dato il tocco di classe, il guizzo che ci mancava, col secondo posto nell'europeo. È stato bello dopo Spa tornare sul podio assoluto. Ho fatto una gara molto buona, ho tenuto un passo costantissimo dall'inizio alla fine. Ci manca ancora qualcosina, ancora qualche piccolo step per poter star là più migliori. È stato un weekend bellissimo, in un circuito fantastico, con delle persone fantastiche. Ed è stato forse il weekend più bello dell'inizio stagione. Ora mancano solo 4 gare. Preparatevi, perché molto presto andremo sul circuito del Paul Ricard, dove sperimenteremo anche una gara in notturna.